stiamo vedendo, penetrando, ci lasciamo edificare da questo amore che Padre Pio ha sempre avuto, manifestato, raccomandato ai suoi figli spirituali. C'è l'amore alla mammina nostra, l'amore alla Madonnina nostra. Padre Pio chiamava spesso la Madonna con questi nomi che uscivano dal suo cuore, nomi che dimostravano la tenerezza del rapporto tra Padre Pio e la Vergine Maria. Madonnina mia, mammina mia, mammina nostra. E si racconta meglio, è attestato, che Padre Pio un giorno diede questa risposta a chi gli chiese cosa poter fare per diventare santo. Beh, a un santo si chiede normalmente questo. E Padre Pio rispose con queste parole: ti spunteranno le ali se sarai devoto alla Madonna. Diventerai un angelo, andrai subito in paradiso. Se uno ama la Madonna e la imita, perché la vera devozione, come diceva appunto Padre Pio, è l'imitazione. E in un'altra occasione Padre Pio entrò proprio in conflitto con la Madonna, con Maria. L'episodio lo raccontò sempre il suo confessore Padre Agostino da San Marco in Lamis. E un giorno Padre Agostino chiedeva in maniera piuttosto insistente e pressante a Padre Pio di chiedere delle grazie alla Madonna. A un certo punto Padre Agostino disse a Padre Pio: allora io te lo dico per obbedienza chiedi alla Madonna queste grazie. E Padre Pio rispose: Agostì, non mi chiederle di dirlo per obbedienza. La Madonna non vuole che si violi il velo del sacro. E quando l'ho fatto, l'ultima volta, mi è venuto il mal di testa per 3 mesi. Ecco il conflitto di cui si parlava. Ma, vedete, qual era la visione mariana del nostro santo cappuccino? Era una visione molto profonda, direi molto teologica. Lui diceva queste parole: guardiamo l'abiezione di Maria, cioè l'umiltà, l'abbassamento totale di Maria. E poi diceva: il concetto di quando Padre Pio diceva guardiamo l'abiezione di Maria è proprio questo. Dice: la Madonna si è fatta umile per noi, si è fatto uno straccio per ciascuno di noi. La Madonna, per ospitare Gesù nel suo grembo, si è appunto resa disponibile con la sua umiltà. Il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva, la piccolezza della sua serva, sarebbe la traduzione esatta, parole stesse che Maria ha detto. Allora, Maria, dice Padre Pio, ci insegna che per andare a Gesù c'è una sola strada, l'umiltà, farsi piccoli, ritenersi appunto, tra virgolette, schiavi del Signore. E noi ci facciamo piccoli, diceva Padre Pio, soprattutto nel sacramento della confessione. Dio usa la misericordia quando vede che la Madonna sta per lavare i nostri stracci, cioè sta per lavare i nostri peccati. Allo stesso modo, quando noi ci rimpiccioliamo e chiediamo perdono al Signore per i peccati e ci prostriamo nei Suoi confronti, Maria ci viene incontro e ci rende, come lei, umili. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.